pista del ghiaccio, con la novità del prolungamento il 27 gennaio. Rispetto a dimensioni lievemente aumentate, tra l'altro, per la pista, 600 metri quadri di pista sul ghiaccio, di apertura prolungata il 27 gennaio, un po' per animare il centro, chiaramente anche nella fase di, dopo gli acquisti natalizi, diciamo, la fase di sconti, le fasi promozionali, di movimentare il centro in quelle giornate. E poi coinvolgere le scuole che, finite le vacanze natalizie, avranno la possibilità di essere presenti negli orari mattutini nel periodo di apertura, quindi delle scuole. Quindi questa è la novità principale che riguarda la pista. L'anno scorso sono state, mi sembra, 9.000 le presenze, circa 9.000 presenze, quindi andremo a un consuntivo quest'anno rispetto a questo ampliamento dei giorni di apertura. Sono fiduciosi di avere un buon riscontro. E dunque, l'altra novità riguarda il centro culturale Mercato, che è entrato nelle nostre disponibilità come luogo per l'animazione culturale. Sarà coinvolto da una medita di attività legate sia ai più piccoli, quelle che da alcuni anni contraddistinguono Gioca Argento, quindi laboratori, biblioteca, spettacoli di burattini, e da una serie di mostre, la più importante delle quali è sicuramente quella dedicata ai 400 anni della Celletta, che da documenti ufficiali, determinano come posa della prima pietra nel 1607, quindi esattamente 400 anni fa. La mostra sarà, dopo, se Rita ci vuole illustrare qualcosa, è realizzata in collaborazione con la parrocchia e prevede una presentazione di tutta la sua storia, compresi gli aneddoti e le curiosità specifiche, oltre a quello che è stata la progettazione, la sua fase di ricostruzione poi dopo la guerra, dopo i danneggiamenti della guerra, eccetera. Il centro culturale sarà teatro anche di appuntamenti culturali di vario genere, dalla presentazione di libri al cinema, che, come ha anticipato il Consiglio Comunale, avrà nel prime due fine settimana di dicembre due prime visioni. Il sistema di distribuzione del cinema digitale sta facendo passi e progressi importanti, quindi il nostro interlocutore, che si chiama Digima, con cui abbiamo incontrato, sta allacciando dei rapporti di distribuzione con importanti case, quindi l'offerta aumenta progressivamente. Quindi questo è un'altra novità che caratterizzerà il calendario di Gioca Argento. Sul programma che trovi e che distribuiremo su tutto il raggio di 50 km più o meno intorno ad Argento ci sono tutti i dati e tutte le informazioni. Il succo dell'iniziativa è questo, di cui siamo veramente soddisfatti per la notevolissima offerta diversificata, appunto, dai bambini agli adulti, qualitativamente importante. C'è da ringraziare le associazioni che si occuperanno dell'animazione sulla piazza durante i giorni festivi, sono tutti elencati poi all'interno della pubblicazione promozionale. Fra l'altro, domani apriamo con la collaborazione di Trigale, l'associazione culturale, la festa del disco del patrono. E chiuderemo il 6 gennaio, almeno questo primo calendario, con la polisportiva Gioco e Vita che farà la Befana in piazza, quindi è ormai appuntamento tradizionale da corale, certo, quindi sono lavorando insieme. Fuochi anche? Fuochi d'artificio, noi la festa a questo punto la prevediamo per il 27 gennaio, perché la chiusura è spostata, e quindi andremo a proporre un calendario successivamente, dopo il 6 gennaio, insomma, perché una promozione a due mesi di distanza sarebbe stata sicuramente un po' prematura, quindi ritorneremo a rilanciare poi gli appuntamenti di gennaio dopo passate le festività. Contiamo di confermare una media di presenze almeno come nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, che poi sono è da due anni a questa parte che abbiamo ripristinato questa attività nel centro di Argento, quindi contiamo di avere lo stesso numero. Diciamo che il rapporto con le associazioni è sempre molto, molto stimolante, molto importante, perché creano un'animazione
che nasce dal loro affetto, dal loro legame col territorio, quindi da una volontà di promuoversi e di fare del bene alla realtà locale, quindi sicuramente è un rapporto positivissimo. Il lavoro è impegnativo per gli uffici, soprattutto quando si tratta di coordinare tante attività che riguardano tutti questi spazi, quindi tutti gli spazi che insistono sul comune di Argenta, sul centro, ma anche sulle frazioni, per non accavallare gli appuntamenti, per diversificare la proposta, quindi tutto il servizio turismo e il servizio cultura sono impegnati.